Non ho ovviamente nulla di personale contro la religione cristiana, sia essa cattolica o di altra estrazione, o la religione musulmana o la religione ebraica. Non ho nulla contro Dio, sia esso il Dio cristiano, ebraico o musulmano, che poi in sostanza sono lo stesso Dio, men che meno qualcosa contro Gesù Cristo o tutti gli altri profeti o messia di cui ai libri sacri e ai testi sacri. Il motivo per cui faccio questi interventi sulla religione, sulle religioni in particolare, quella monoteista e quella cristiana, che è quella a noi più vicina, è perché riconosco che in esse c'è un limite, un blocco all'evoluzione dell'uomo, dell'umanità. Tutto ciò che in qualche maniera limita la possibilità di evoluzione, secondo me, è un ostacolo da rimuovere. E in questo senso il Dio cristiano, il Dio musulmano, il Dio ebraico è un ostacolo, è un blocco all'evoluzione dell'uomo. Una convinzione di quel tipo limita, blocca l'evoluzione umana, getta l'uomo nella fossa dell'immobilismo, dell'immobilità, della rassegnazione soprattutto. Tutto ciò che è immobile e fisso, che diciamo così cristallizza l'uomo nelle sue credenze, è un'idea, è un blocco alla sua evoluzione. Non a caso Dante Alighieri, che oltre ad aver scritto un'opera immortale, la Divina Commedia, credo che fosse anche uno dei personaggi illuminati, nel senso di uno che era andato oltre il livello medio del suo tempo, Dante Alighieri rappresenta il diavolo, Satana, come congelato in un blocco di ghiaccio, cristallizzato in un blocco di ghiaccio. Secondo me Dante Alighieri voleva dire che il vero peccato, la vera disperazione dell'uomo, quanto di peggio l'uomo possa fare a se stesso è congelarsi, cristallizzarsi nelle sue credenze, fermarsi lì, lasciarsi bloccare. L'umanità, credo, si evolve per credenze che supera. C'è stato qualcuno che a un certo punto ha spiegato all'uomo, e lo ha fatto lui in prima persona, che non era necessario camminare a quattro zampe. Si è alzato sulle sue gambe e ha cominciato a camminare su due gambe. Da lì in poi l'umanità ha fatto un salto enorme. Eravamo poco più che scimmie, siamo diventati, abbiamo fatto un salto enorme verso ciò che siamo oggi, verso, diciamo così, la razza probabilmente più evoluta di questo pianeta. Ma c'è voluto qualcuno che ha messo in discussione una maniera consolidata di vedere le cose, che l'uomo cioè andasse a quattro zampe, e ha iniziato una strada nuova. C'è voluto qualcuno che mettesse in discussione l'idea consolidata del sole che gira intorno alla Terra, affinché l'astronomia facesse un grande passo avanti. Notare che a quel tempo mettere in discussione questo fatto era peccato. Quindi voglio dire, bloccarsi su un'idea, su una credenza che limita la libertà, che limita l'evoluzione, è questo sì, secondo me, un peccato, un problema. Pensate ad esempio a una persona che è in un matrimonio infelice, che è costretto, diciamo così, a una convivenza infelice. Il fatto di farlo restare in quella convivenza infelice, quindi bloccare la sua possibilità di libertà attraverso il divorzio in questo caso, ma parliamo dell'idea
di comunque sciogliere quel matrimonio, ebbene bloccare quella libertà, costringerlo a stare in quella posizione, diciamo così, infelice, insoddisfacente, è evidentemente un peccato che si commette verso di lui, e se lui l'accetta è un peccato che lui stesso commette verso se stesso. Ecco un altro esempio di credenza che limita la libertà dell'uomo, limita lo sviluppo e l'evoluzione dell'umanità. Pensiamo a una persona che fa un lavoro insoddisfacente, che non gli piace e che in sostanza gli rovina la vita. Ebbene, a quell'uomo non puoi dire che sta facendo bene e che si sta sacrificando, perché non sta facendo bene e sta facendo un sacrificio che nessuno gli chiede, se non lui stesso. La cosa che devi dirgli è: cambia lavoro, chiudi questa esperienza, trovati la tua strada, trovati la tua felicità, sbloccati, esci da quella situazione infelice, insoddisfacente, dentro la quale tu stesso ti sei infilato. A un uomo che è bloccato, a un uomo che è cristallizzato in una posizione insoddisfacente, infelice, non puoi dire che questo è il massimo che può fare, non puoi dire che è sfortunato, non puoi dire che è una persona che si sta sacrificando per il bene della sua famiglia e per il bene dei suoi figli, perché non gli fai bene a dirglielo, perché dicendoglielo gli dai una giustificazione, gli dai una motivazione, gli dai un alibi per restare lì congelato in quella posizione insoddisfacente e in sostanza rovinarsi la vita. Questo è un peccato, rovinarsi volutamente, coscientemente la propria vita. La propria vita deve essere scelta e le scelte sono sempre coraggiose. Non esistono scelte non coraggiose. L'unica cosa di non coraggioso è restare nell'infelice posizione in cui si è per paura di affrontare l'incerto. La religione ti dà un ambiente certo, delle regole certe entro cui tu devi stare. Ti raccontano che, ti dicono che c'è il bene, c'è il male, c'è il paradiso, c'è l'inferno, se fai questo vai in paradiso, fai quell'altro vai all'inferno. Ti costruiscono le barriere intorno entro cui tu sprechi la tua vita, ma non affronti l'incertezza del nuovo. La libertà va oltre Dio e Satana, perché Dio e Satana sono due invenzioni per bloccare, per controllare la mente dell'uomo, per costringerlo a stare com'è, per farne uno schiavo. Quest'idea di religione, quest'idea inventata di bene, male, paradiso, inferno e tutti gli annessi e connessi sono idee costruite principalmente per controllare la mente degli uomini, per farne degli automi, per costringerli a perdurare in questo stato di schiavitù perenne attraverso cui sono degli strumenti del potere altrui, di coloro che controllano. Cioè. Ecco perché quello che sembra un accadimento personale, in realtà, da parte mia, è un grido di amore verso chi mi ascolta. Gli sto dicendo: pensaci, esiste qualcosa che va oltre il bene e il male, esiste qualcosa che ti può consentire di diventare Dio, perché lo sei, perché sei Dio, e sei tu che ti stai bloccando, che ti stai limitando. E sei tu che, credendo a questi limiti, credendo al bene e al male, credendo ai tuoi limiti, credendo che tanto sei un uomo, tanto sei stupido, tanto sei cattivo, tanto andrai all'inferno, ecco che nel momento in cui credi a tutte queste invenzioni, tu limiti la tua natura divina, tu inevitabilmente smetti di crescere e resti uno schiavo, uno strumento del potere altrui.